Non vedevo da un paio d'anni Daniele Desiderio su Facebook, Danis Dom, oppure non so se abbia cambiato, perché ora l'ho già raccontata sicuramente nello YouTube che mi hanno chiuso, credo. Non so se l'ho titolata stavolta, non so se la titolerò, se occasionalmente sì. Allora, Daniele Desiderio l'ho conosciuto al Macao, mi seguiva la tribù del calcio, eccetera, no? Quindi mi seguiva con attenzione, dico, guarda, dammi una mano a titolare, il piacere che chiedo a tutti, ma vabbè, forse l'ho forzato io, sarà stato che l'ho forzato io. Comunque, un giorno venne a casa di mia moglie, all'epoca lavorava tanto, ma non tanto come adesso. Mia moglie a insegnargli a fare i titoli. Mi dice, mamma, io poi lo faccio come mi viene, le maiuscole, le faccio maiuscole, cioè. A un certo punto le chiede, ma tu non ti senti un po' scema a fare una ripresa? Vabbè. Lì ha avuto la conferma mia moglie, che è una persona molto intelligente, che Daniele, per quanto lo conoscessi, non aveva intenzioni serie, semplicemente aveva piacere di ridere, di distrarsi, di ridermi, no? Sapete che nella percezione di molti il giornalista è uno dai ridere, e allora insomma ogni tanto partiva, poi dovevo correggerlo, cioè dovevamo confutare, no? Allora un po' sembrava compiaciuto che non scrivessi più su Gazzetta di Reggio, perché lui diceva, perché il partito, no? No, Daniele, non c'entra nulla il partito, c'entrano le dinamiche interpersonali con tre persone, quattro, caro Daniele Danisdom. Poi, dopodiché, andiamo anche a cena, mi offrì una cena, mangiamo qualcosa. Io avevo una partita di Champions League, poi mi ero dovuto concentrare per farla. No, Daniele era un amico, ma insomma, racconto di mia moglie, e dall'epoca ci siamo visti, direi, no, sì, sono andato a trovarlo un paio di volte, poi forse, non so, l'ho fatto, ma dico, Daniele, abbi pazienza. Allora, mi seguivi con grande attenzione, ma a me certo faceva piacere un salto di qualità, cioè, dico a tutti in questi casi, ma guarda un video di meno, oppure non ho mai chiesto mi piace a nessuno, commenti a nessuno, ci mancherebbe. Normalmente i commenti sono negativi, perché sono i cosiddetti haters, no? Allora dico, Daniele, ma fai uno sforzo, va bene, niente. Allora no, perché mi diceva, dai, l'anno passa. Poi c'è stato un periodo molto particolare relativamente a una situazione personale. Allora no, ma sembri spaventato, e sai, Daniele, quando uno prende un induttore del sonno con l'omeopatia sto molto meglio, ma sai, molto raro adesso che io faccia ricorso ai farmaci, riesco a dormire, ho ancora reflusso perché magari mangio di notte, però va abbastanza meglio, cioè, rispetto ad alcuni anni fa. Ma in generale non sono mai stato così bene, poi ci sono delle dinamiche, delle situazioni, no? Però, caro Daniele, io ti ho sempre trattato con rispetto, capisco che tu sei un ragazzo esuberante sul piano dialettico, e quindi magari ti fa piacere commentare, eccetera, eccetera, benissimo, ma ci mancherebbe altro. Però Daniele, magari sai, per me fa parte del lavoro, no? Qualsiasi situazione fa parte del lavoro, quindi sai, avrei bisogno di una mano, non ho bisogno di, come dire, provocazioni, sottili prese in giro, sottilissime. Una volta mi hai chiesto, ma no, ma perché probabilmente parlavamo e dicevi, ma mi piacerebbe magari, dico, vorrei capire come fai tu, diceva, come approcciare le persone. Niente, io sono un giornalista, non sono un altro, cioè io fermo una persona. Le donne appariscenti che fermo, quando le fermo, se le fermo, tanto adesso ho cambiato la strategia, prima parlo con gli uomini, il problema è che in pochi istanti o anche un po' di più
non si capisce bene se uno sia fidanzato, se uno sia compagno, amici e questo e quello. E comunque da amici c'è la protezione, no? Perché le belle vivono per essere belle, quindi vuol dire la loro, vanno in giro seminude, vanno in giro scoprendo la schiena, vanno in giro come fossero, ah sì, personaggi della televisione, no? E quindi insomma tutto il resto va di conseguenza. Sapete che io penso tutto il male possibile di questo tipo di donne, non tutto il male possibile, anzi sono donne bellissime che sanno vendersi, che dico, sembrano dire, vuoi parlare con me, vuoi divertirti, vuoi guardarmi, vuoi avere una pseudo storia con me, allora mi devi dare dei soldi, o comunque mi devi, cioè dobbiamo trovare un punto di reciproca soddisfazione. E ce ne sono di queste donne di qualsiasi età che vivono per... Allora dico, Daniele, abbiamo parlato anche tanto, mia moglie è rimasta male perché insomma, e poi ci siamo sentiti, poi abbiamo finito la serata, quindi Daniele non aveva la minima intenzione di, aveva solo intenzione di soddisfare le proprie curiosità di come lavoro io, ma neanche di come lavora un giornalista, perché egli sapeva come potesse essere il mio tipo di lavoro, che è comunque un lavoro atipico. Però lo affascinava il fatto, l'abilità, non l'abilità, l'attitudine a fermare le persone. Ah, Daniele, io non ho mai fermato nessuno se non per motivi professionali, cioè mi presento, spiego chi sono, livello minimo, se ho delle chance di pubblicarla fuori, insisto, evidenzio le collaborazioni, lo faccio anche, io lo faccio, non tanto spesso, ma per avere un pizzico di attenzione in più, ma tante volte, adesso molto di meno, da chiacchierate sono uscite belle storie molto interessanti. Quindi Daniele, non devi confondere il tuo divertimento, cioè il farmi il verso in maniera sottile, con il giornalismo, con quello che avevo in mente io, con... Come sai, stasera mi dici, ma non ho mica voglia, poi non so, magari mi scriverai per dirmi di toglierlo, di togliere il titolo. E la privacy mi puoi dire anche, in quanto figlio di carabinieri, mi puoi dire che mi denunci, perché se no la smetto. Ah, Daniele, io racconto la verità, cioè mi pareva che tu avessi una buona stima di me, ti chiedo di coinvolgerti, ma per non tanti minuti al giorno, perché non avrei dovuto farti piacere, a parte che mi hanno chiuso i 28.000 video, quello YouTube, quindi magari era lì. Però Daniele, dispiace, che appunto ci poteva essere un bel terreno, ma va benissimo, non sei convinto, va benissimo. O magari un pizzico di stile, no? Lo senti poi mia moglie che vai a ridere quando sai benissimo che il suo contributo non è centrale perché non ha tempo. E se anche fosse centrale sarebbe molto garbato, molto garbato. E invece Daniele, sai bene come la penso di tanti giovani. Poi ho parlato con il grande ex Fantino, adesso mi sfugge il nome, Orlandi, non Antonio, no, non è Antonio, beh insomma quello che è Orlandi, comunque Andrea Orlandi, toscano, che abita a Firenze e che abita a Bologna. Mi ha detto, ma guarda, si lascia molto influenzare, adesso non ricordo. Anche lì, sai, per me è stato molto deludente scoprire che un amico di fatto voleva mica rubarmi i segreti per lui, per Daniele Desiderio il giornalismo è un'occasione per spezzare il ghiaccio, per avere un rapporto personale con belle donne, più o meno era così. Tant'è che mi chiese, scusa, ma ho visto che fermi anche gli uomini, ma ti piacciono più gli uomini negri, eh? Oh, Daniele, la nostra è una chiacchierata privata, che però non era molto costruttiva, ti rendi conto, no?
io la rendo pubblica, non è che ho la registrazione, però mi dispiace perché mi sembrava ci fosse una certa stima, poteva anche esserci, però insomma la sottile ironia, i giornalisti d'altra parte, perché sono abituato, mi dice Andrea Petronelli, ma guarda io non sono come quelli che non mi ricordo, ti voglio picchiare, però se insisti, va bene, messaggio ricevuto forte e chiaro, ma quanto riguarda, a parte mi aveva detto Samuel Gheri o qualcun altro, che non ricordo, che Daniele Desiderio, forse noto in azienda Pazzerdone, non era più, secondo me magari sei andato e poi sei tornato, sapevo che non lavoravi più, ma dico probabilmente mi hanno informato male, o magari ti sei preso un periodo, cosa più probabile è un periodo di ferie, ma un periodo di ferie o di aspettativa o non lo so. Però Daniele, dicevo, amarezza assoluta, ma io non mi permetterei mai, poi seriamente sorridendo, in genere cioè, c'è un pizzico di storia della persona, se è una storia che merita, se la persona non ha, diciamo così, non ha dispiacere a raccontarlo, ma appunto è tutto ai fini professionali, ancorché gratis a mie spese. Il caso di Daniele invece era, ma guarda, ti seguo così e così, magari, che so, dico faccio finta di fare il giornalista, però insomma faccio un percorso che mi porti poi magari ad avere più donne, che è l'unico fine per molte persone. Non so se per Daniele, perché negli anni ci siamo persi di vista, e ripeto, io lo stimavo, tuttora lo stimo molto. E poi, ad esempio, un bel tema sarebbe stato, vabbè, molto personale, quindi non lo cito, ma anche come si vive da magri, ad esempio, è un po' che non l'affronti. Insomma, tutta una serie di curiosità, di curiosità, insomma, sì, una via di mezzo, che non è certo per soddisfare le mie curiosità, curiosità di un certo tipo di pubblico di lettori, ma non, a parte di Daniele Desiderio non c'erano, lui poi lavorava all'epoca già lì al Macao, insomma ha un posto di lavoro, tutto il resto è magari, poi non ricordo bene perché non era, era perplesso, ma non so se avesse, se fosse fidanzato o non mi pare di essere una mano ai suoi. Comunque, Daniele Desiderio, intanto allora ti ringrazio, è stato comunque gentile e chissà, in un'altra vita, no? Come si dice, mi piace molto, un'altra vita. Beh, mi auguro di leggere su un giornale più importante, ovviamente del mio, la firma, o di ascoltare radio, insomma, tutto quello che... perché il ragazzo ha intelligenza, inteso, sì, curiosità, piacere di sdrammatizzare, insomma, da questo punto di vista, il mio giudizio, il mio, per quello che vale, resta positivo. Buonanotte a voi altri. Buonanotte. Vabbè, special viene.